Ebori già retrocesso, il Napoli-Lepanto ha i tre punti in tasca contro la formazione salernitana, c'è spazio per tutti, ci sarà spazio anche per il presidente Addeo che è schierato in lista, giocherà gli ultimi minuti, il gol del vantaggio degli ospiti con Guerriero, poi una serie di montanti, quello colpito da Iazzetta, ancora un palo per la formazione salernitana, un altro palo colpito dal Napoli-Lepanto che va a segno con Starace al nono minuto, arriva il gol di Mascolo, poi al decimo per il 2-1, quello di Esposito per il 3-1 al sedicesimo, poi ancora un tentativo e la rete di Starace, attenzione al Napoli-Lepanto che viene in avanti, cerca di chiudere la partita, ovviamente ci riesce con un'altra serie di occasioni per rimpinguare il risultato, qui siamo nella ripresa, arriva il calcio di rigore trasformato da Manzo, poi la rete di Garofalo per l'Eboli, ancora quella di Mascolo e poi Starace colpisce il palo, arriva ancora un altro montante di Borriello, il gol di Starace e poi quella di Cisconietti e di Petolicchio che fissano il punteggio definitivo sul 7-4 con il presidente Addeo che fa anche il suo ingresso in campo nel finale. Abbiamo onorato la maglia fino alla fine come avevamo promesso ai nostri tifosi e alla società. Speriamo adesso, non sappiamo il progetto, se faranno il ripescaggio, giocheremo in C2, comunque nel caso dovessimo fare la C2 speriamo di tornare prontamente in C1 perché è una categoria che sentiamo di meritarci, che abbiamo difeso con i denti per 3 anni e quest'anno purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Oltre al presidente onorario, al dirigente accompagnatore e a quanto altro, oggi mi è toccato anche giocare. No, sono stati solo pochi minuti contro una squadra che ha onorato fino alla fine il suo campionato, quale l'Eboli, a cui auguriamo quanto prima di tornare nella massima serie regionale. Per noi non era assolutamente un allenamento, ma era una partita da onorare fino alla fine per mantenere la posizione playoff. E ora dovremo lavorare per giocare al meglio questi playoff, questa post-season.